Ciao a tutti ragazzi, bentornati con la quarta puntata di Cucine da Incubo. Sono felicissima perché questa serie mi piace tanto. Ah, ci tenevo a dirvi che Mirko è ancora in convalescenza, poverino piccolino. Quindi mandategli tanti messaggini carini che a lui faranno piacere. Lo fate sentire meno solo perché è a casa da solo, poverino. E niente, via col video. A Cesena Torinese. Cesena Torinese, dalle mie porte. In mezzo ai monti della Val di Susa. Della Val di Susa. Si nasconde la tana del lupo. La tana del lupo fa paura. Se le cose non migliorano, sicuramente dovremmo chiudere. Bene, ma quelli sono i barbapapà. Alessandro e Giulia gestiscono la tana e curano i pochi clienti. Mi fanno tenerezza perché, poverini, però, essendo giovani, ce ne hai di inventiva per rinnovare il locale, no? Alessandro si è messo 10 anni in meno con questa ragazza. Lui è più grande di lei, ok. È della stessa testa, quindi fanno le stesse entrambi. Ok, la cuoca è perfida. Parla dietro i suoi titolari. Dove devo impiattare io? Viene a scassare la... Scusa, prego. Alina, la ex di Alessandro. Scusate, mi sono spostata perché sennò era ancora peggio l'audio. Tutto chiaro ora! L'ex? Si tiene l'ex a lavoro? In cucina con Alina c'è sua cognata Denisa. C'è no, un momento, è un bordello questo posto. Alessandro stava con Alina, molla Alina e si mette con l'altra. In cucina c'è la cognata di Alina, che era quindi anche l'ex cognata di Alessandro. Ale e Giulia fanno proprio all'ultimo momento tutto. Eh no, ci vuole organizzazione ovviamente, non puoi fare tutto all'ultimo. Il vero problema tuttavia sembra la poca chiarezza nei rapporti e nei sentimenti. In che senso la poca chiarezza nei rapporti e nei sentimenti? Io neanche oggi non lo so se lo amo o no. Allora cosa rompi le palle se non lo sai se lo ami o no? Se già non sai se lo ami vuol dire che non lo ami, dai. Se lei vuole restare qua sta sotto quello che gli dice Alessandro, se no prende e se ne va. È giusto, ha ragione, ha pienamente ragione. Fuori dalla cucina. Alina mi fa pensare che vuole comandare lei. Sì, vuole un po' comandare lei. Però in effetti siete i cuochi, quindi in cucina sono i cuochi, in teoria. Ovviamente però i piatti in che modo li prendono? Questo agnello che aspettiamo, Pasqua. Mamma mia, che clima che ci deve essere là dentro, non li invidio. Alina, te l'ho dato mezz'ora fa il via dei primi. Minchia, prevedo una puntata in cui si menano, ve lo giuro. Secondo me tra poco si menano queste persone qua. Solo Antonino Cannavacciuolo potrà fermare la tragedia. Comunque raga la vedo dura, questa puntata la vedo proprio dura. Siamo in Piemonte, 1400 metri. Nella nostra terra. Qua è bar, tavola la calda, è il ristorante. Mamma mia Antonino, mi piacerebbe farmi una puntata con Antonino Cannavacciuolo. Ah, il ristorante è ben nascosto, la tana del lupo, menù che non si vede. Però raga, adesso io poi aspetto la fine della puntata, voglio vedermi le recensioni anche di questo. Buongiorno. Buongiorno. Giulia, piacere. Piacere, Alessandro. Dai, non si presenta male come i primi due a cui abbiamo reagito. Che è successo, Alessandro? Succede che le cose non vanno tanto bene. Ma cos'è che non va bene, a parte che dovresti licenziare una delle due? Cioè, o ti tieni la ex o ti tieni quella attuale, boh. Sono sia problemi economici che problemi tra di noi. Vuoi proprio capire da cosa derivano quelli economici? Dal fatto che urlano quando sono in cucina. Io sono la ragazza di Alessandro, siamo insieme da 5 mesi. Ah, è fresca fresca la cosa. C'è quasi una cosa in famiglia. Quasi. Secondo me più o meno Cannavacciuolo quando va in un posto già sa. In cucina c'è Alina, che è la mia ex ragazza. Ah, tu c'è la ex in cucina? È l'attuale fidanzata in sa. Esatto. Mamma mia raga, Cannavacciuolo sconvolto. Come va con Alina il rapporto? Ma... una meraviglia, mai stata meglio. Non un minimo di gentilezza, non un minimo di educazione. È che non sia molto educata, l'abbiamo notato, eh. Ma me la chiamate Salina? Certo. Sono curioso di conoscerla. La chiamiamo. Molto curioso di conoscerla, molto. Come va Alina, sta a posto? A posto. Bello posto. Lavorare litigando? Ognuno dà la colpa a qualsiasi persona, a meno che a se stesso. Beh, ma questo succede un po' ovunque, di dare la colpa sempre agli altri e non riuscire mai a capire quando uno effettivamente sta sbagliando. Succede un po' ovunque questa cosa. Poca comunicazione. E che vuoi che comunichiamo, scusa. Tu non parli, adesso che comunicazione vuoi fare? Tu non parli, Alessandro, e che comunicazione vuoi fare? Ministri, va bene, io te li faccio capire. Raga, la situazione è critica veramente qua, eh. Non è come nelle altre puntate. Cioè, qua si litiga proprio dall'inizio. Ho fame, mi fate mangiare qualcosa? Certo. Dai, secondo me la cucina non sarà così male, speriamo. Vedo il menù.
Sentiamo, che cos'hai da dire con questa espressione che hai fatto? Che ci mettono una vita. E già che si lamenta questa, già che si lamenta, gli ha appena dato il menù. Di pasto rustico, con tagliatella a cervo. Allora questi vanno, tu ti segue? Sì. Ora però non ti puoi lamentare, Alina, se l'ha mandata bene, la comanda. Ali, ci siamo? Ale, quando è pronto ti chiamo. Sento una tensione, ma una tensione. Ma tu hai paura di Alina? No, paura no. Sì, sì, che ha paura. Paura è come? Pure tanta. È semplicemente che ha un carattere molto duro, vuole avere sempre ragione lei. Ma tu sei il titolare, oh! Ma stiamo scherzando! Però sei tu il titolare. Gli ha detto lei? Gli ha detto anche lei? Chef, non ti passo. Quel salame messo così mi ricorda quello confezionato di alcuni supermercati. Di rustico cosa vedi? Appunto, di rustico io non vedo niente. Polenta istantanea fatta pure male. Aia, aia. Guardate l'altra dietro come gode. Polenta istantanea fatta pure male. Lei sì e vai. Sulla fonduta non gli dici niente? E questa è una crema parmigiano scadente pure. Ok, quindi la cucina male male. Quanto ci vuole ancora, più o meno? Non lo so, sta parlando con Alessandro sul tuo antipasto. Quanto gode Giulia che sta parlando dell'antipasto. Sento un po' un odore strano, mangio. Sente un odore strano. Che? Hai mangiato uno spicchio d'aglio? Sì, ho mangiato uno spicchio d'aglio. In che senso? Ci vuole un po' di aglio nel bagnetto verde, ma... Sei così esagerato. Comunque Cannavacciuolo è un cucciolone in questa serie. Gli voglio bene, sapete? Basta, la posso buttare? Digli di buttare la pasta, sennò qua facciamo noi. Tocco il suo piatto sotto, è caldo. È caldo, e quindi qual è il problema che sia caldo sotto? Un antipasto freddo non andrebbe il piatto caldo. Vero, non ci avevo pensato, è verissimo. Vuoi un piatto freddo o fai un antipasto caldo? Se voleva un piatto freddo poteva prendere un tagliere. Sì, però non è questo il modo di reagire. Se una persona ti dice che stai sbagliando, devi prendere i consigli e migliorare. Devi ascoltare quello che ti dice, tra l'altro una persona che ne sa. Fatelo voi. Siete così bravi. Sei tu bravi. In cucina, Alina, non è che io cucino. Esatto, fatelo voi, non ha senso dire fatelo voi. Se sei tu in cucina, devi farlo tu e devi migliorare. Sono un chef, ho lavorato in cucina, ma non è che sono uno chef. Beh, questo è giusto, nel senso lei non è uno chef e quindi giustamente dice io ho lavorato in cucina, se volete qualcosa di meglio prendete qualcun altro. Ok, ma ti sta dicendo dei consigli, la prossima volta fai, che ne so, un tortino di zucca, la polenta, poi non so quali siano i prodotti tipici di Cesana, non lo so, però fai tutte cose calde e poi cose fredde. Non è che mi dovete scassare la c***a per ogni cosa. Sei maleducata però, possibile che non riesci ad accettare che stai sbagliando? Boh. Alessandro, più che un lupo, mi sembra un agnellino. Anche a me. Ho sentito una cosa scassare. Ah sì, mi ha detto di non scassare la m***a. E tu te lo fai dire, tu te lo fai dire. Non gli ho detto nulla perché sennò si agita ancora di più. Ma ci rendiamo conto, ma ci rendiamo conto. Il primo è un classico della montagna. Vabbè, non mi sembra che si presentasse male, dai. Questo è già un piatto che mi aspetta a 1800 metri. Benissimo, dai. O questo è un piatto... Che si può partire? Vedi, qualcosa di buono c'è. Il bidone ce la fate a chiudere? Ma chi c'ha avuto? Un dittatore in cucina? Ma veramente? Cioè avere paura, io proprio da di entrare in cucina c'è qualcosa che non va. Non va bene, come se io avessi paura di entrare sul mio posto di lavoro, non va bene. Il piatto non sembra male in realtà, eh. Tu hai un po' di paura di spiegare le critiche a Alina, no? Ora ho capito, la farà chiamare così parla lui ad Alina. Fai una cosa, chiamala. Falla venire qua. Oh, perfetto, così non deve più parlare lui e gliele dice direttamente Antonino. Vai di là che ti vuole parlare chef Cannavacciuolo. Proprio l'atteggiamento giusto! Un contorno con la carne mischiato così significa che nella carne non ci devono essere ossa. Ah, ho capito. Mischiando contorno e carne tu non puoi tenere le ossa nella carne, altrimenti se mangi tutto insieme ti sgozzi. Ah, perché era un po', diciamo, disordinato. Era disordinato come piatto, ma il problema non è il disordine comunque. Tu non ti puoi permettere a 1300 metri una crema a parmigiano, una fonduta. Ha ragione. Tu dove sei? Sono dalla Romania, quindi... Ah, ho capito l'aglio. Da dove viene? Arriva direttamente dalla Romania. Più lavoriamo bene, più vendiamo. Se vendiamo Giulia e Ale, io poi mi aggiusto. Cioè, lei si vuole tenere il ristorante che non è suo, quindi? Che provi ancora per Alessandro? Te. Ma niente, sono un amico. Ma prima invece hai detto che non sapevi cosa provavi, adesso invece sono un amico. Che provo?
Non lo so. Ora prima sono un'amica, ora non lo so. Alla Tana del Lupo è ora di pranzo. Buongiorno. In due? Ok, arrivano i primi clienti, speriamo in bene. Per me le trofie al sugo. Le trofie al sugo in montagna. Risotto lo zafferano. Ale, non mi li leggere. Però cazzo, se sai che non vuoi che te li leggi, no? Glieli leggere, boh. Scusi, sento manca per i nostri primi. Se vabbè, dai, classiche battute. Scusi, quanto manca per i nostri primi? Chiedono al tavolo uno quanto ci metti ancora. Tempo che ci vuole. Niente, non si può chiedere niente a questa persona, ho capito, dai. Ma non avete un c***o da fare, non so io. Ma perché chiude la porta? Lasciala aperta la porta, io come passo? Ha ragione, cioè ogni volta poi deve andarsi a prendere i piatti dovendo aprire la porta. Ma che piatti devi prendere quando... Tavolo quello da 6 persone. Vale, li vuoi fare tu? No, non so. L'unica risposta è li vuoi fare tu, li vuoi fare tu, boh. Vai piano con il sale. Madonna, pure Cannavacciolo ha detto vai piano con il sale, è incredibile. Al tavolo 2 dicono che il cervo è troppo salato, però aspettano i secondi. Metterò zucchero. Ma non devi mettere zucchero, devi mettere meno sale, è molto semplice. Dici, non prendete le comandi assieme. Comunicate a ma volte per il. Ma cosa vuol dire? Ma a casa devo sempre portarmi i c***i comunque... che ci sono sul lavoro? Ha ragione, ha ragione. Perché il locale è mio, mi devo portare ma i c***i miei. Ma no, lei non ti sta sfidando, sei tu che stai sfidando lei, credimi. Io ma devo cosa vuol dire? A bisogna parlarne tutti. Per carità, qui sentono tutto. Tra una polemica e l'altra, in sala non arriva più un piatto. E se arriva, arriva al tavolo sbagliato. Oh, mamma mia, sempre le stesse cose. Secondo me, cioè, perché fare sempre le stesse cose? Poi qualcuno il piatto ce l'ha e qualcuno no. Dio mio. Quando dici i tavoli, almeno dilli poi giusti. Che vuoi, le preghiere? Mamma mia, ma neanche il numero del tavolo giusto ho detto. Alina, perché sei ancora qua a lavorare? Penso ancora di dargli una mano. Secondo me sei ancora lì perché non trovi altro, molto semplicemente, se no... Allora tu sei qua per pietà? Ma secondo me non sta lì per pietà, per Alessandro, lo fa perché non ha lavoro. Mi avete rotto il coglione, da sono a f***o. È una parolaccia continua, questa puntata. No, oh, ma stai qua, toccami anche il sedere, va. Ecco. Dai, ma che cringe. Dio mio, Dio mio, Dio mio. Che c'è? Tutto. A 20 anni non è che tutti hanno i c***i di fare quello che sto facendo io. No, sopportare una roba del genere. Io non sopporterei una roba del genere, assolutamente no. Sto facendo tanti sacrifici, non ho un becco di quattrino in tasca. Cosa devo fare ancora? Come mai stai qui dentro te? Come mai stai qui dentro te? Dare una mano a Ale. Già sentito questa risposta. Quindi non ho capito, non hai un becco di quattrino, non ti paga Ale, non ti dà la tua parte, in sostanza, altrimenti i soldi li avresti, immagino. Tavolo 5 chiede a che punto sei coi secondi. Il tempo della cottura. Ogni volta a che punto sei, il tempo che ci vuole, il tempo che ci vuole, ma che cosa vuol dire? Tavolo 6 si è stufato, hanno preso e sono andati via. Meno male. Boh, io raga, è incommentabile sta persona. C'è una situazione veramente di Di merda dire poco. Alessandro, tu stai nascondendo. Sì, Alessandro ha paura di tutto. Tu devi prendere una posizione. Il bene e il male devi prenderti una posizione. Certo. Secondo me dovrebbe decidere di mandare via una delle due. Non si porta l'attuale sul campo di lavoro. Ma c'è qualche problema che io sono qua? Niente, Adalina non sopporta che ci sia Giulia nel ristorante, che lavori anche Giulia, non lo sopporta. O prendi una, la mandi a casa, o te ne prendi l'altra. Ma dove c***o? Secondo me esistono dei posti di lavoro in cui succede questo. Bisogna avere la maturità di dire siamo ex. Ovvio, non è facile farlo subito. Siamo ex, tali rimaniamo. Boh. Sei la ex, vai. Prendi. Basta, ma se ne deve ma io me ne vado. E allora se tu te ne vai, vai. Così poi risolvete tutto. Alina, Giulia, vai. Basta. Mamma mia, Cannavacciolo non sa come risolvere questa situazione, poveraccio. Vai, vatti a riposare. Vai. Dai, accendite la sigaretta, così ti calmi. Ma che vuoi? Ma cosa vuole? Ma perché fa così? Che palle! Giulia. Mi hai rotto i porca di una. Però c'ha ragione. Tieni, prima o poi esplode questa. Ma io me ne devo sempre star zitta. Oh. No, basta. Ma ragazzi, sono scioccata. Lo chef ha convocato Giulia e Alina in una stalla vicino al ristorante. Così possono fare le vacche. No, dai. L'una all'insaputa dell'altra. Si trovano lì, effetto sorpresa, ho capito. Ho parlato con tutte e due e ho capito che alla fine state qua per lo stesso obiettivo. Perché dovete lavorare, mantenervi, immagino. È venuto il momento che vi dovete chiarire e scrivere una lettera ad Alessandro. Allora, a me mi dispiace per ieri. Vabbè, dai.
vedo un passo verso il chiarimento. Bene, bene, bene. Non ce l'ho con te perché non ce l'ho mai avuto con te. Eh no, in effetti lei non ne può niente. È lui. Tu sei giovane e sei testarda e pretendi. Questo cosa vuol dire? Io ho una cosa che ti chiedo solamente magari quando cerchiamo di parlare, ok, di usare altri modi. Sì, un po' più gentile, magari un po' più comprensiva. È vera questa cosa. Fino adesso non abbiamo fatto finta che tutto andasse bene. Ma non c'è niente che va bene. No, non è una situazione normale, infatti. Alla fine è Ale che deve anche tirare fuori un po' più le palle per dire le cose. Giusto, assolutamente vero, verissimo. Le due donne mettono da parte screzi e rivalità. Caro Ale. Ora scrivono pure insieme, bene. Ciao. Buongiorno. Hanno fatto pace, quindi direi. Vedo facce diverse da ieri. Sì, anche io li vedo tutti molto sereni. Anche Alessandro lo vedo più sereno. Ho detto di scrivere un messaggio per te, una lettera. Testamento avete fatto. Il testamento. Ora ci siamo chiarite. Volevamo farti sapere che noi, nonostante tutto... Allora, raga, vi faccio un riassunto perché è bella lunga. Praticamente insieme hanno scritto questa lettera in cui dicono lui deve iniziare a fare il titolare. Loro si sono chiarite, cercheranno di parlarsi con più calma, cercheranno di non discutere, di non litigare, però lui deve prendersi le sue responsabilità e deve essere più grintoso. Quindi mi piacerebbe andare avanti con questa squadra. Io se mi offri una birra. Vabbè. Che carina, Lina. Io mi offri una birra. Possiamo incominciare a parlare di cucina? Parliamo. Ah, bene. Facciamo lo solare. Inseriamo le castagne. Mamma mia, me lo mangerei tantissimo, già così. Mamma mia, che piatto meraviglioso. Diamo un po' di aglio, un aroma. Un po' di aglio, un aroma di aglio. Una foglia quanto può essere importante in un piatto? Mamma, che piatto meraviglioso che ha fatto. Che spettacolo. Dopo aver sistemato cucina e sentimenti. Ah già, è vero. Adesso c'è la rinnovazione del locale. Oh mamma mia, guarda che roba. Wow, già da fuori, che bello. Guarda che bello, bello, eh. Adesso siamo in montagna. Bravo. Adesso sì. Comunque io non ho sentito la voce della cognata di Alina. Questa qua non parla. Il logo sulle vetrate. Il logo deve essere immediato. Dov'è la tana del lupo? Comunque lo sapete che tra poco vado a cercare le recensioni. Dai, vieni, vieni. Dai che ti carico un po', dai, vieni qua. La pacca non poteva mancare. Siamo entrati in posto giusto o sto... Bellissimo. Questa sembra un ristorante di montagna, una baita, bellissimo. Ma siete sicuri che è il nostro? Ha parlato ora, non ci credo. L'avevo appena detto, non ho ancora sentito la sua voce, ha parlato. Oh, anche gli attrezzi per Alina. Oh, bene, il menù proposto da Cannavacciuolo, guardate quella torta. Sembra una cheesecake, un qualcosa, madonna, come me la mangerei ora. Ho pensato a 4 piatti speciali. Dall'antipasto che è una tartare. Che spettacolo, guarda che roba. Come secondo abbiamo pensato un rognone in crepinette. Questo rognone che ha insegnato ad Alina. Come dessert ho pensato una semplice, che poi non è semplice, crostata. Mamma che buona, mamma che buona. Tutto è pronto per la riapertura. Oh, benissimo, terzo giorno, riapertura, vediamo i clienti. Alina, ti raccomando, collaborazione. Si vince insieme e si perde insieme. Bella questa frase che ha detto. Ora sono anche più belli che sono vestiti con questi camici, molto più montagna. Giulia non legge più le comande. Ali, c'è una comanda. Ok, grazie. Prego. Non hanno litigato, non ci posso credere. Alina azzecca addirittura il tavolo dove portare i piatti. Benissimo, raga. Vedevo gli sguardi dei clienti anche nei piatti delle persone che magari erano accanto. Cioè, lei dice che i clienti stanno guardando non solo il loro piatto, ma anche il piatto del vicino che mangia vicino a loro. Ed erano soddisfatti. Poi ho sentito anche dei commenti, wow, che profumo. Beh, meno male, cavolo, meno male. Nei complimenti al tavolo 2, avevano una bella faccia ed erano molto contenti. Contenti. Meno male. Si vede dal piatto. Hanno mangiato, ho fatto la scarpetta. Quando si fa la scarpetta è un complimento. E certo! Tutto fila nel migliore dei modi. Eccoci al dolce! Al termine del servizio accade l'incredibile. Dai, è finito tutto. Plot twist! Mi sono commossa perché comunque bastava solo una persona a darmi un po' più coraggio. Beh, mi ha fatto emozionare questo gesto. Vedo che siete felici.
Molto. Significa che avete fatto un servizio bello. Una bella puntata e soprattutto un bel epilogo, cioè non me lo sarei mai aspettato così bene il dopo. Alessà, voglio dire una cosa, sei fortunato perché c'hai due ragazze vicino a te che ti vogliono bene. Tanto, tanto. E vogliono bene a questo locale. È vero, vogliono bene anche al locale, si vede che sono affezionate anche al locale. Ciao, voglio... Grazie. Allora, fermi. Questa è di Alina. Questa è di Giulia. Ciao. Ciao, chef. Ti sei dimenticato quella tua, però. Ciao, ciao, raga. Grazie. Ciao, chef. E anche qui ha salvato il locale. Finalmente sono uscite dalla tana del lupo. Adios. Bene ragazzi, io spero che questa puntata vi sia piaciuta. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. La giornata e la coppia che scoppia sono come noi. La vita di coppia vissuta dai eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore, ah.